Buonasera, oggi vi parlo di un bel libro, veramente un bel libro, piccolo, 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 sottile, eccolo qua, Harry De Luca, Le sante dello scandalo. E sono 60 pagine che poi si moltiplicano però, e dopo vi spiego perché. Chi sono queste sante dello scandalo? Sono le 5 uniche donne presenti nella genealogia che va da Abramo fino a Gesù, secondo Matteo. Genealogia costituita da 42 persone, all'interno delle quali ci sono queste 5 donne, che sono Tamar, Rahab, Ruth, Betsabea e Maria la Madonna. E che cosa fa De Luca? Ne traccia dei brevissimi profili, ripeto, sono 60 pagine in tutto, le introduce dei brevissimi profili per in qualche modo esaltarle, insomma, per far emergere la loro presenza all'interno di una genealogia prevalentemente maschile, ma non esclusivamente maschile. Naturalmente questo è un video non di carattere religioso, ma di carattere culturale, insomma, più in generale. E perché allora si moltiplicano le pagine di questo libretto? Perché questo libretto ti invita, anzi ti obbliga, vorrei dire, andate a leggere gli originali, cioè andate a leggere le storie che nell'Antico Testamento, nella Bibbia, sono raccontate di queste 5 donne. Sono storie abbastanza brevi, sono raccontate in non moltissime pagine, però sono come dire, sono importanti. Queste 5 donne sono molto importanti, basterà citare Maria la Madonna, quindi sono importante lei, Betsabea è quella che Re Davide aveva visto e in qualche modo si era impossessato di lei, dopo lei aveva messo al mondo un figlio che era Salomone, Re Salomone. Quindi insomma dentro la storia, queste donne, le altre non ne parlo, sono pienamente all'interno di questa storia. Dicevo che non è un discorso religioso bensì culturale, perché scopro l'acqua calda se dico che l'Antico Testamento, la Bibbia, è una delle colonne sulle quali si fonda la nostra civiltà, insomma, non certamente l'unica, ma una di queste. Basti pensare, se voi pensate alla canzone Hallelujah di Leonard Cohen, la donna che viene rappresentata in questa canzone non è altro che Betsabea, e il re che in qualche modo ha questi rapporti con Betsabea è, come dall'Antico Testamento, è il re Davide. Bene, questo è un librettino, ripeto, molto molto bello, ogni parola di De Luca è pesata, è pensata, è ragionata, ma insomma una bella avventura, e anche piacevole passare qualche ora saltando da questo librettino alle storie che sono raccontate nella Bibbia di queste 5 donne. Quindi vi auguro veramente una buona lettura. Eccolo qua, Harry De Luca.